Renault Captur 1.5 diesel da 110 cavalli, abbinata a cambio manuale e in allestimento Energy Link. Ciao amici di Pivacar San Cesario, sono Davide. Oggi vi proponiamo la prima serie, un esemplare della prima serie della Captur. L'anno di immatricolazione è il 2016, i chilometri sono 110.000. Prima di andare a scoprire più da vicino e capire perché acquistarla, vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamo! Eccoci amici nel nostro test su strada di questa Renault Captur 1.5 diesel da 110 cavalli. Ho fatto alcuni test sull'avantreno e devo dire che sospensioni, braccetti, scatola dello sterzo, non abbiamo rilevato nessun tipo di danno. Bello preciso lo sterzo, mi piace, è abbastanza piccolo, facilmente gestibile, l'auto ha un ottimo angolo di sterzata, si riesce a parcheggiare in città in posti anche abbastanza stretti grazie alle dimensioni comunque contenute. Parliamo di comunque un SUV del segmento B SUV. Abbiamo poi anche la retrocamera e sensori di parcheggio, quindi davvero nessun tipo di problema. Eccellente anche il dato sui consumi. Abbiamo fatto sia un po' di autostrada, un po' di città come vi dicevo, e soprattutto un po' di extraurbano dove dà il meglio di sé, e abbiamo un dato generale di circa 20 km con un litro, davvero ottimo.
Per quanto riguarda gli accessori, vi ricordo di andarli a scoprire tutti sul nostro sito www.privar.com, sezione San Cesario. Vi trovate tutti gli accessori di serie e gli optional. Io ve ne elenco qualcuno, i primi che mi vengono in mente: abbiamo già visto l'esterno in precedenza, abbiamo i comandi al volante dove possiamo gestire anche il cruise control, abbiamo questa leva sotto al volante dove invece possiamo gestire il volume della radio e anche la parte telefonica. Interessante poi il tastino che sta qui sempre sul volante, dove poi possiamo attivare i comandi vocali. Un bel display qui al centro della plancia, dove abbiamo il navigatore e tutta la gestione dell'infotainment. Il climatizzatore è un automatico. Abbiamo poi l'accensione tramite start stop con tasto qui in basso, diverse le porte USB, e abbiamo anche l'aux e l'accesso per la scheda SD. In più abbiamo la modalità Eco per abbassare ulteriormente i consumi, avendo leggermente meno prestazioni, e un doppio porta bibite, quindi non manca davvero nulla. Cosa importante, potete anche venire a testare la vettura e vedere se può essere l'auto che fa al vostro caso. Per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione in questo video e fissare il vostro appuntamento. Per questo video è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao!